Filippo Silvestro, siamo in visita in anteprima alla tribuna di Cunellis, così contestata all'interno della cattedrale di Reggio Emilia nel giorno dell'Assunta. Venga Silvestro, ci accompagni a visitare questo scatolone di legno. Cosa c'è qua dentro, Silvestro? Ci dica. C'è l'opera di Cunellis che non l'abbiamo ancora vista, mentre l'altare sono state fatte vedere dei disegni. Scusate, vedo che voi girate, io vengo da Rimini. No, scusa, c'è un'intervista. E non l'abbiamo visto ancora. Quindi lei ancora non è in grado di... No, un giudizio no, artistico no. Artistica. So che Cunellis è quello che 40 anni fa ha portato i cavalli a Venezia, dicendo che l'opera d'arte deve essere dinamica e non statica, e quindi in ragione di questo ha portato in un recinto parecchi cavalli. Questo è l'artista. E poi è un artista che è in collezione Maramotti con tante opere. Come d'altronde anche Claudio. Ma questo che cosa significa? No, significa che è un artista che è valutato da certi collezionisti e anche dalla storia dell'arte per il momento. Per il momento. Ecco, l'altare di Parmigiani che invece abbiamo apprezzato, anch'esso però coperto, collocato già nella sua sede, come lo possiamo valutare? Beh, abbiamo visto il disegno, abbiamo visto anche una foto di un altare che richiama poi l'arte paleocristiana e non è poi quello che si diceva. Io poi ho criticato che l'altare vecchio del 700 fosse rimosso, e questo è un ritorno alle tradizioni originarie della Chiesa. A lei da questa prima visita, sebbene ancora nuovi soggetti siano rimasti coperti, quali conclusioni può trarre? Beh, rimango dalla mia idea che c'è un coacervo di stili e queste nuove opere aggiungono confusione su confusione.